Allora, contro il Ghislieri, 12-45, è stata una partita a senso unico. Nel primo tempo grande grinta da parte del Cardano, poi nel secondo qualcosa è cambiato. Raccontiamo prima il primo tempo e poi il secondo tempo. Beh, il primo tempo c'è da dire che c'erano le nostre giocatrici anziane, mettiamola così, quelle che giocano da un sacco di tempo, mentre il secondo è stato più sperimentale, siamo entrati e abbiamo dovuto un po' improvvisare. D'altronde siamo abituati a giocare con molti schemi, comunque a prepararci molto il gioco già impostato, e trovarci con una difesa così stretta è stato piuttosto faticoso, perché la palla non girava, non si muoveva, non si arrivava a metà campo, però cioè, tutto sommato con appunto un po' di grinta ce l'abbiamo fatta. Secondo tempo? Allora, il primo tempo diciamo che ci è servito un po' a capire come giocavano, e nel secondo tempo siamo riusciti anche a rispondere in modo degno all'avversario, diciamo, e quindi questo dimostra anche la nostra versatilità. Come detto prima, il Ghislieri aveva una difesa molto stretta, però le veterane, le anziane del Cardano nel primo tempo hanno saputo fare la differenza. Nel secondo, l'inserimento anche di molte matricole, quali difficoltà, ecco, hanno avuto queste matricole a integrarsi all'interno di una squadra già formata comunque? C'è da dire che si sapeva fare poco, pochissime cose sapevamo fare prima di allenarci con questa squadra, quindi è proprio imparare a stare in squadra e imparare le basi del basket. La differenza è stata quella che ci sono 3 anni alle spalle per certe giocatrici, invece pochi mesi per altre, quindi davanti a un avversario che difende così stretto è stato comunque faticoso, tutto sommato. Molti schemi provati anche in allenamento, cosa ci puoi dire? Dunque, con questa partita gli schemi non ci sono serviti, nel senso che abbiamo appunto capito come giocavano l'avversario, ci siamo dovuti adattare e praticamente gli schemi li abbiamo usati molto poco, diciamo. Allora, appuntamento al 4 di febbraio contro il Valla, ore 22:45, insomma, il Cardano promette bene.